Allora, parlavamo di intrattenimento questa sera e c'è un ospite d'eccezione direttamente da Italia's Got Talent, il signor Stefano. Buonasera Stefano. Buonasera. Allora, è contento di essere qua in questa bellissima manifestazione intanto? Sì, mi piace molto questa atmosfera familiare anche che c'è qua, molto bello, sì, grazie. Ma spieghiamo a chi ci sta guardando qual è la sua specialità, perché è un po' particolare. Io suono i bicchieri da 2 anni che ho iniziato a interessarmi, diciamo, di questo tipo di strumento musicale. Ho visto uno che lo faceva dal vivo, mi è piaciuto così tanto che ho voluto farlo anch'io, allora gli ho chiesto di insegnarmi a iniziare e così ho iniziato anche a suonare i bicchieri. Ho cominciato a casa a tirare fuori i bicchieri dalla credenza, li ho messi sul lavandino, li ho attaccati con lo scotch e la cosa è iniziata così. Adesso ho un livello un po' più professionale, diciamo. Possiamo dirgli quanti ne ha rotti di bicchieri? Beh, diciamo una decina sicuramente, ma più trasportandoli in modo maldestro che suonandoli. Ecco, suonandoli ne ho rotti 2. E raccontiamo anche della tua esperienza Italia's Got Talent, che immagino sia stata molto molto bella, emozionante. È stata molto emozionante perché ovviamente non ero abituato a suonare davanti a 1000 persone, però diciamo che è andata bene. Avevo paura di sbagliare prima di uscire sul palco, invece poi è andata tutto benissimo, anzi è stato divertente. Peccato che non ho vinto naturalmente, però è stata un'esperienza interessante e soprattutto ho conosciuto anche tanti altri personaggi artistici, che anche quello che ha vinto, siamo amici e sono persone molto semplici e molto belle. Anche perché è un bel palco per condividere appunto un'arte come la tua, che non è che si vede proprio tutti i giorni. Sì, infatti, siamo in 2 in Italia a suonare questo strumento, a livello mondiale siamo in 10 più o meno a suonare in giro questo strumento. E quindi sì, quello era veramente un bel palco. Non era la prima volta che un artista dei bicchieri andava al talent show, infatti anche il mio maestro ci è andato qualche anno fa e magari ci andrò ancora, vediamo, non so adesso. Allora, la prossima volta se vinci ricordati di noi. Ma sì, mi ricordo anche se non vinco, certo, certo, grazie. Benissimo, grazie mille allora e buona esibizione, in bocca al lupo. Ti ringrazio e spero che vi piaccia, grazie. Ma sicuramente. Grazie.